Sporco, sconveniente, irritante, incazzato. Magari qualche risata, ma senza peli sulla lingua, se per quello anche in testa. Sono tornato qui, troppo in giro, troppe informazioni, non sono capace a gestirle. Vorrei una vita più normale. Ma cos'è normale? Tranquillo, senza troppi pensieri. Io vorrei essere un Novax, terrapiattista, fruttariano, col cappello di carta stagnola e tenere comizi sulle scie chimiche, scendere in piazza per qualunque cazzata e starmene a casa quando aumentano luce e gas o quando dei ragazzini muoiono perché qualcuno ha pensato bene di poterli usare come manodopera gratuita con una merda che chiamiamo alternanza scuola-lavoro, partorita da gente che non ha lavorato un giorno in vita sua. Alternanza scuola-lavoro vuol dire scuola, lavoro, scuola. Ma per tornare a scuola ci vuole un gran culo. Voglio assaltare una sede della CGIL. Voglio augurare una rapida dipartita a Liliana Segre. E poi dichiarare candidamente di non essere fascista. Oh raga, non lo sarete, ma ve la cavate alla grandissima, eh. Per le cose davvero importanti nessuno protesta più. Disclaimer, sto per pestare una merda grandissima. Di cane, nello specifico. Io lo so benissimo che i cani patiscono i botti di fine anno. Lo so, e sono anche felice che ci sia tutto un movimento di persone che lottano per questo. Potremmo unire le cose. Potremmo sfruttare tutta questa sensibilizzazione per un problema un po' più grande. Ad esempio, se dicessimo che le bombe di Israele, oltre che a uccidere i bambini, spaventano moltissimo i cani, magari l'opinione pubblica si interesserebbe di più alla faccenda. Io la butto lì. Vorrei vivere imparando a fottermene del prossimo. Voglio acquistare più saltacoda possibile. Sapete che potete comprare i saltacoda? Ad esempio a Gardaland. Paghi un po' di più e salti la coda. A Gardaland. Così insegni ai tuoi figli a essere stronzi già da piccoli. L'imbarco priority funziona così. Fa leva sul nostro essere stronzi. A parte che l'imbarco priority è una truffa. Almeno quando prevede l'autobus dal gate alla funziona così. Hai il tuo priority e sei un privilegiato. Passi per primo sotto gli sguardi iniettati di sangue degli economy, che neanche troppo mentalmente ti mandano a fanculo. Quindi sei il primo a salire sul bus. Gli economy dietro. Ma sul bus tutto si mischia e si confonde. Economy, priority, ma gli economy hanno una cosa che tu non hai. L'occhio della tigre. Finale. Sei l'ultimo a prendere posto sull'aereo. Sotto gli sguardi scazzati degli economy che imputano a te il ritardo accumulato. Chi nasce economy non può morire priority. Cambiamo argomento. Io non sono stato mai un granché con le donne. Ho avuto la mia prima ragazza quasi a 17 anni, la stessa a cui ho dato il primo bacio con la lingua con ansia da prestazione. Niente fidanzatina alle medie, niente fidanzatina alle elementari. Ora che ci penso, neanche il parroco mi filava un granché. Mai fatto approcci strani o catcalling. A proposito di catcalling, presumo che quelli che lo fanno abbiano più o meno la mia età, cinquantenni. Dove hanno imparato? Da chi hanno imparato? Dal padre? Io se avessi fatto una cosa del genere, mio padre mi avrebbe massacrato e mia madre mi avrebbe tenuto fermo. Poi si sarebbero dati il cambio. Vi giuro che i miei non sono degli intellettuali, però mi hanno sempre insegnato il rispetto verso chiunque. E poi un'ultima cosa fondamentale. Io solo una cosa voglio sapere: ma ha mai funzionato come tecnica di approccio? Voglio dire, in meri termini di risultati, quanta fica avete preso col catcalling? Io vorrei disperatamente far parte di quella metà di paese che non vota, che non si schiera. Anche perché diciamocela tutta, ogni volta che l'ho fatto l'ho preso nel culo. Da piccolo ero affascinato da Berlinguer e non vedevo l'ora di avere 18 anni per votarlo. E quando finalmente è stata ora, al suo posto c'era Occhetto, che con tutto l'amore. Allora, Rifondazione Comunista. Bertinotti. E finché non ha visto la Madonna, non era neanche male. Quando è nato il Movimento 5 Stelle, ha raccolto tutta l'insoddisfazione della gente verso i partiti politici. C'era gente che arrivava da esperienze completamente diverse. Molti da sinistra, molti da destra. Poi c'erano quelli delle scie chimiche, i Novax, l'ala vegan talebana. Ovviamente tutto questo non era facilissimo da gestire. E infatti ognuno poi ha preso la sua strada. Quello che non avrei mai pensato è che alla fine di tutto sarebbero rimasti solo i democristiani. Come ben sapete, da qui ogni tanto esco e quindi a marzo ci vediamo in un sacco di posti. Il 2 marzo a Padova al Circolo Nadir, il 4 e il 5 marzo a Milano allo Zelig, il 13 marzo a Pedemonte di Serra Ricò, Teatro Lanterna Magica con La Gallina, e il 19 marzo al Teatro Cantelli di Vignola. Sporco!